Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi continuiamo con il nostro tour in giro per l'Italia. Se mi seguite, sapete che sto facendo un pochino di video dedicati ai viaggi che io ho fatto in Italia e questa volta andiamo in Trentino. Quindi sarà un viaggio tutto dedicato alla natura, alle zone di montagna, perché ovviamente noi quando siamo andati in Trentino avevamo proprio l'obiettivo di riposarci, di rilassarci e di fare delle passeggiate in mezzo alla natura. Quindi abbiamo visto anche qualche paesino, abbiamo visto anche Trento, che è una città, però la maggior parte del tempo diciamo che l'abbiamo dedicata a passeggiate ed escursioni nella natura. Però andiamo con ordine. Noi abbiamo alloggiato in una località che si chiama Penia di Canazei, che si trova più o meno a 3 km dal centro di Canazei, quindi è una frazione ed è l'ultimo centro abitato prima del Passo Fedaia e della Marmolada. Noi l'abbiamo scelto perché è molto strategico, da lì partivano un sacco di passeggiate da fare a piedi e quindi insomma abbiamo scelto questa località per la logistica. Però è comunque un paesino carino perché anche se molto piccolo ci sono delle case caratteristiche, c'è una chiesetta che domina la valle, quindi è stato anche carino fare proprio un giro a piedi a Penia. Poi ovviamente però siamo andati anche a vedere Canazei, proprio il centro del paese di Canazei, che è molto caratteristico perché è circondato dalle vette delle Dolomiti, è in posizione assai strategica, quindi va benissimo ed è anche molto caratteristico proprio il paesino. Lì troverete ristoranti, locali, bar, quindi insomma potrete fare anche un po' più di vita e fare anche un po' di shopping perché ci sono dei negozi che vendono delle cose anche caratteristiche, come ad esempio tutte quelle lavorazioni in legno che sono proprio tipiche dei posti di montagna. E a Canazei c'è una particolarità: si parla il ladino, non il latino con la T, ma il ladino con la D di Domodossola, che è per noi che non siamo assolutamente del luogo un dialetto incomprensibile, però in realtà è un dialetto che fa parte della tradizione di quei luoghi, quindi ci sono molte manifestazioni e molti eventi che hanno proprio lo scopo di conservare la tradizione e anche di farla conoscere ai turisti, quindi insomma è una particolarità. Poi ci siamo recati a Campitello di Fassa, che è un altro paese in posizione strategica perché partono un sacco di passeggiate. La più caratteristica è quella nella Val Rodella, che è raggiungibile a piedi oppure anche in funivia ed è molto caratteristica per i suoi paesaggi mozzafiato. Anche la Val d'Huron è veramente bella perché regala prati, foreste, paesaggi veramente bellissimi e lì si possono fare anche delle attività per i più esperti, perché si può fare parapendio, cosa che noi assolutamente non abbiamo fatto, perché noi siamo per le passeggiate tranquille, non facciamo assolutamente delle cose difficili e complicate, però chi magari è un pochino più pratico, chi si diverte a fare queste cose un pochino particolari, diciamo un po' rischiose, almeno dal mio punto di vista che non sono abituata, sicuramente lì troverà molte possibilità. Poi abbiamo fatto delle cose un pochino più naturalistiche. Siamo andati a vedere il Passo Fedaia, che è una zona caratterizzata da un bacino artificiale delimitato da una diga che forma un lago. Però la cosa spettacolare è che è circondato dalla Marmolada, che è un ghiacciaio che viene chiamato Regina delle Dolomiti. La zona della Marmolada io ve la consiglio caldamente perché è meravigliosa. Ci sono dei luoghi veramente suggestivi e bellissimi. Noi abbiamo fatto un pezzettino a piedi perché poi se volete andare proprio in cima c'è la possibilità di prendere la funivia, però noi non avevamo tanto tempo in quel momento, quindi abbiamo deciso di fare una cosa, diciamo, un pochino più breve. Abbiamo fatto solo un pezzettino a piedi, siamo arrivati praticamente alla base del ghiacciaio e c'era effettivamente la neve, anche se ci siamo andati in piena estate, quindi è molto caratteristica. Se andate sulla Marmolada, ricordatevi che è un ghiacciaio, quindi le temperature sono molto basse. Noi abbiamo fatto un pezzettino proprio ai piedi del ghiacciaio e c'era già la neve, quindi insomma si sentiva la temperatura anche se eravamo in estate. Io addirittura nel bagagliaio della macchina avevo la giacca a vento, poi non l'ho utilizzata, ho utilizzato solo la felpa perché siamo rimasti, come vi dicevo, alla base del ghiacciaio. Però se volete potete raggiungere la cima con la funivia e sicuramente in cima al ghiacciaio ci sarà più freddo, quindi insomma ve lo dico perché magari non ci si pensa tanto quando si parte in estate.
d'estate che fa tanto caldo, sembra quasi che sia impossibile arrivare in un posto freddo, e poi invece, se andate a vedere i ghiacciai, ovviamente la situazione della temperatura cambia. Un altro luogo bellissimo dal punto di vista paesaggistico che abbiamo visto è il lago di Carezza. È circondato da un bosco di abeti, ci sono ovviamente sempre le montagne che si specchiano nell'acqua e il lago di Carezza ha una particolarità: la sua acqua cristallina in alcuni momenti dell'anno prende i colori dell'arcobaleno o comunque dei colori che ricordano un pochino le tonalità dell'arcobaleno. Questo è dovuto al fatto che alla base c'è una pianta a foglia larga che dà questa colorazione caratteristica. Però in realtà c'è anche una leggenda che racconta come mai il lago di Carezza è chiamato lago dell'arcobaleno e prende queste colorazioni. Si racconta che lo stregone Latemar si fosse innamorato della ninfa Ondina e ha tentato più volte di rapirla, spaventandola ovviamente, quindi lei non ne voleva sapere di lui. Poi una strega ha deciso di correre in suo aiuto e di far comparire sopra l'acqua del lago un arcobaleno, dicendo allo stregone che questo avrebbe sicuramente attirato la ninfa. Infatti è stato così, perché la ninfa è salita in superficie, però appena ha visto lo stregone si è spaventata ed è fuggita via. Lo stregone si è arrabbiato talmente tanto che ha preso questo arcobaleno, lo ha fatto in 1000 pezzi e lo ha gettato nell'acqua. E questo sarebbe il motivo per cui l'acqua del lago di Carezza prende i colori dell'arcobaleno. Inoltre, proprio per sostenere questa leggenda, che insomma è una credenza popolare, però hanno voluto crearci intorno un pochino di storia, diciamo così, nel lago di Carezza c'è una statua che rappresenta la ninfa Ondina. Però al di là delle leggende, io vi assicuro che questo lago è veramente bellissimo, quindi merita assolutamente di essere visto. Inoltre potete fare il giro del lago, è pianeggiante, tranquillo, quindi veramente una cosa da fare. Poi, come vi dicevo all'inizio del video, da Penia di Canazei partono un sacco di passeggiate. Noi ne abbiamo scelto una più che altro per mancanza di tempo, perché siamo stati solo una settimana e quindi dovevamo fare delle scelte volendo vedere più cose. Quella che abbiamo fatto noi si chiama passeggiata Penia Verra Lorenz, perché sono le tre località che va a toccare, diciamo così, ed è un percorso ad anello che parte dalla piazza centrale di Penia, dove c'è la chiesa, si va su, si fa tutto il giro, si attraversano prati, ci sono un sacco di fontane e poi si ritorna nella parte bassa dell'abitato di Penia di Canazei. E quindi è un giro ad anello che dura più o meno 2 ore, 2 ore e mezza. Poi una cosa che mi ha stupito molto è che sulla mappa questa passeggiata è data come categoria difficile, forse perché ci sono delle salite, ci sono delle discese, però devo dire che io non ho avuto particolari difficoltà. È vero che sono una persona che ogni tanto va a fare trekking, però di solito scelgo passeggiate semplici e in pianura, quindi non sono certo una che si arrampica con le corde. E diciamo che facendo questa passeggiata non mi spiegavo tanto il motivo per cui venga messa come difficile, perché in realtà, insomma, sia io che il mio compagno non l'abbiamo trovata poi così difficile. Però, insomma, voi valutate sempre in base a quelle che sono le vostre capacità, le vostre esperienze, le vostre eventuali difficoltà fisiche, perché poi bisogna tenere presente anche quelle, e tenete in considerazione che se ve la sentite è una bellissima passeggiata. Poi abbiamo fatto un'altra passeggiata che partiva da una località che si chiama Mazin, va a toccare un altro luogo che si chiama Solaria e poi torna a Mazin, quindi un altro percorso ad anello. A noi piacciono molto i percorsi ad anello perché si vedono sempre paesaggi leggermente diversi e anziché dover tornare indietro e rivedere lo stesso paesaggio, ripassare dallo stesso posto, c'è la possibilità di arrivare al punto di partenza vedendo comunque dei luoghi sempre diversi. Poi ovviamente ci sono anche delle passeggiate bellissime dove siamo tornati indietro perché meritava proprio il posto, però se è per fare una passeggiata magari breve che non tenga comunque tutta la giornata occupata, preferiamo il percorso ad anello. Questa passeggiata in particolare è di categoria facile, quindi è veramente facilissima e si fa in 1 ora soltanto, quindi anche se non avete tempo, questa la potete fare tranquillamente perché è molto breve. Si parte dalla chiesa di Mazin, si attraversano boschi, prati, ruscelli,
livelli, c'è un paesaggio veramente carino e poi si ritorna al punto di partenza. Quindi queste due passeggiate a noi sono veramente piaciute molto e, come vi dicevo, per la caratteristica di essere ad anello ci hanno dato la possibilità anche di non vedere sempre lo stesso paesaggio, ma di cambiare un po'. Poi un'altra passeggiata bellissima, anche se non è ad anello e in questo caso dovrete necessariamente tornare indietro, è quella che abbiamo fatto sul passo del Pordoi. E abbiamo raggiunto il rifugio Fredarola. È molto semplice trovare il punto di partenza perché vi basterà arrivare vicino alla funivia dove c'è il monumento di Fausto Coppi e da lì potete salire e andare dritti al rifugio. Poi io sul Pordoi purtroppo ho avuto un problema con le mie vertigini. Di solito, siccome so che soffro di vertigini, ci sto molto attenta. Però in quel caso ho fatto un errore, ho guardato di sotto mentre stavo attraversando un sentiero che poi era una scorciatoia e da lì ha cominciato a girarmi la testa, avevo paura di cadere di sotto, mi sono un po' bloccata. Poi per fortuna mi sono ripresa, quindi sono riuscita a raggiungere il rifugio, che è bellissimo, c'è una vista spettacolare, quindi noi siamo entrati, abbiamo mangiato lì, tra l'altro piatto tipico montano, la polenta con la selvaggina e lo strudel, quindi assolutamente in linea con le tradizioni, e c'era una terrazza bellissima che dava proprio sulle montagne, sul Pordoi, quindi insomma veramente merita tantissimo. Vi lascio magari giù in info box il link qualora vi interessasse dare un'occhiata, però davvero mi è piaciuto moltissimo. Poi quando siamo tornati indietro le mie vertigini sono sparite e quindi diciamo che mi sono goduta molto di più il percorso di ritorno che quello di andata. Però assolutamente una passeggiata che io vi consiglio perché è veramente bellissima. Considerate che quando arriverete in cima le temperature sono piuttosto fresche, quindi non è caldissimo, portatevi magari una giacca, una felpa o qualcosa perché quando arrivate in cima, tra l'altro, tira anche un po' di vento, quindi potrebbe essere un pochino più complicato stare fuori e godersi il panorama se non siete sufficientemente equipaggiati. Poi la nostra settimana di vacanza è finita, perché anche se non sembra, comunque abbiamo fatto un sacco di cose e sulla strada del ritorno siamo andati a vedere la città di Trento, che è veramente bella. Devo dire che non mi aspettavo che fosse così carina. C'è un centro storico molto particolare che mi è piaciuto tantissimo, da segnalare il Duomo, Palazzo Pretorio e la Fontana del Nettuno sono sicuramente le tre cose più belle, ma ce ne sono anche altre comunque che meritano di essere viste. Purtroppo è stato un giro un po' veloce perché stavamo rientrando verso casa, quindi non avevamo tutto questo tempo per visitare la città, però se voi magari andate un pochino più con calma e avete più tempo, davvero merita di essere esplorata un pochino di più. Questo è stato il mio viaggio in Trentino, spero di avervi dato qualche consiglio utile, qualche idea comunque anche di partenza per poter poi approfondire e valutare di vedere le zone circostanti. Io come sempre vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e vi mando un bacio enorme.